È uno dei fiori all'occhiello della sanità veneta. Ora il reparto di cardiochirurgia di Padova, all'avanguardia a livello mondiale, ha battuto in meno di un anno le liste d'attesa. Sentiamo. Voi sapete che i due obiettivi che ci ripete il nostro presidente Zaia è quella lista d'attesa zero e bilanci a posto. Siamo venuti e oggi i risultati non li ho visti io, li avete visti tutti. In sei mesi hanno sostanzialmente azzerato le liste d'attesa, ha aumentato l'attrazione fuori regione. L'anno scorso i tempi d'attesa al reparto di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova oscillavano tra gli 8 e i 9 mesi, oggi sono appena 30 giorni. Un abbattimento delle liste d'attesa reso possibile grazie ad un'opera di riorganizzazione del reparto che include 18 nuovi infermieri, la crescita da 80 a 100 delle ore di lavoro settimanali, una sala operatoria in più a rotazione a settimana, l'aumento da 7 a 12 dei posti letto. Però i trapianti sono 39 a fronte di 1200 pazienti anno che operiamo in cardiochirurgia. I trapianti li facciamo senza tempo d'attesa, le urgenze non hanno tempo d'attesa, gli altri pazienti avevano tempo d'attesa. E questo è un problema che volevamo risolvere e abbiamo risolto. La cardiochirurgia di Padova è ai vertici internazionali. Qui nel 1985 avvenne il primo trapianto cardiaco in Italia. Da allora è stato un susseguirsi di interventi all'avanguardia a livello mondiale. Il futuro della cardiochirurgia padovana c'è di ricoprire ancora al meglio quel ruolo di centro hub, non solamente regionale ma anche nazionale, per rispondere soprattutto ai pazienti affetti da insufficienza cardiaca, quindi trapianto cardiaco e sistemi di assistenza meccanica al circolo, e per la cardiochirurgia microinvasiva.